Ciao a tutti, io sono Tizza, voi boh e benvenuti al manicomio! E sapete una cosa? Vi ho portato un regalo oggi. L'insofferenza. Molti credono che il tempo sia come un fiume che scorre lento in un'unica direzione, ma io che l'ho visto da vicino posso assicurarti che si sbaglia. Il tempo è un mare in tempesta. Forse ti chiederai chi sono e perché io parli così. Siediti e ti racconterò la storia più incredibile che tu abbia mai sentito. Ed è così che il principe persiano si introduce. Non ci svelerà mai il suo nome, ma ci svela fin da subito che sarà lui stesso a narrarci la storia. Veniamo catapultati in un assedio, dove il principe cercherà di conquistare onore e gloria. Iniziamo subito a prendere la mano con i comandi. Facciamo amicizia con la telecamera ballerina e... Oh mio Dio! Ed eccoci subito alla mossa che è il marchio di fabbrica di tutta la saga. È una corsa dinamica, breve, figa e soprattutto su un muro! E dopo esserci riallacciati la mascella al cranio, sappiamo dal principe che il sangue è l'ultima cosa che cerca. Per ottenere onore e gloria, vuole arrivare ai tesori del Marajà, evitando trappole mortali, e ci riesce, trovando qualcosa di curioso. Il pugnale del tempo. Che indovinate un po'? Riavvolge il tempo! Oh. Padre, ho conquistato onore e gloria. Oddio, l'avete vista anche voi? La faccia di nostro padre è mostruosa! Tutti devono conoscere la magnanimità del re Saruman! Parlando di mostri, ecco il visir, l'uomo che ha tradito il Marajà e che ci ha permesso di entrare in città. E ora vorrà la sua ricompensa. Mio signore mi aveva promesso che avrei potuto prendere qualsiasi cosa dal tesoro del Marajà. Ecco, vorrei quel pugnale! Oh, oh, oh. Non vorrete forse negare a mio figlio il ricordo della sua prima battaglia, vero? Scegliete qualunque altra cosa. Bene, allora prenderò la clessidra. A parte quella clessidra, che credo regalerò al sultano di Azad. Lo sai come funziona? Lui mi passa le troie e io gli passo le clessidre. E questa clessidra ne vale parecchie, visto che contiene le sabbie del tempo. La sabbia... Perché luccica? La clessidra contiene qualcosa di magico, dice il visir. Qualcosa di strabiliante che nessuno ha mai visto prima. Qualcosa che tutti potranno ammirare se il principe aprisse la clessidra con il suo pugnale. Sì, principe, apri la clessidra magica. Dai retta a quest'uomo tanto onesto, gentile e... Oh, ma andiamo, ma non lo vedete? Ha la faccia da poco di buono! Si sta sforzando di sembrare più cupo e malvagio possibile e voi cosa fate? Gli date retta! Cosa cazzo pensate che uscirà dalla clessidra? Unicorni e arcobaleni? Quegli unicorni non sembrano amichevoli. La sabbia trasforma tutti i presenti in zombie di sabbia con il teletrasporto. Tutti eccetto il principe, protetto dagli effetti magici del pugnale, una giovane ragazza, protetta dagli effetti magici di un suo ciondolo, e il visir, protetto dagli effetti magici della sua magia. Segue il vero primo scontro del principe. Durante l'assedio, infatti, avevamo combattuto con uomini comuni, nemici immortali. Questi invece sono immortali. Significa che potreste combattere per ore e ore e ore. Perché, a meno che non usiate il pugnale del tempo per dare il colpo di grazia, questi simpaticoni continueranno a rialzarsi. La difficoltà degli scontri potrebbe essere molto alta, se non fosse che ci sono delle combinazioni di tasti ben precise che permettono di sconfiggere i nemici all'istante. Solo nelle fasi di gioco più avanzate troviamo nemici con difese più solide, ma che una volta atterrati sono comunque spacciati. E penso che gli scontri si ricollegano a un'altra saga videoludica piuttosto popolare, i Pokémon. Come? Non vedete il collegamento? Oh, ma andiamo, è palese! Acchiappali tutti! Una
Una volta sconfitte tutte le creature, le sabbie dei loro corpi caduti si riuniscono in una colonna di sabbia luminosa e misteriosa. Dove il giocatore può salvare il gioco per ricominciare da questo punto. Il principe quindi entra e... Pensateci, sconfiggete centinaia di nemici, superate ogni genere di trappola, arrivate al punto di salvataggio per tirare un sospiro di sollievo e invece vedete la vostra futura morte. Questo è il motivo per cui il gioco può permettersi di non avere alcun boss di fine livello, di non avere nemici variegati e invoglia lo stesso il giocatore ad andare avanti. Ti sfida a cambiare il futuro, ti sfida a finire il gioco. Questa colonna di sabbia è l'ingranaggio di tutto il videogame. Potreste pensare, wow, avranno usato questo escamotage anche per gli altri episodi, magari perfezionando la formula o applicando variabili. Invece no, c'è solo qui. Con queste premesse iniziamo a esplorare il palazzo, che appare già freddo, desolato e morto. Troviamo per la strada una misteriosa ragazza in fuga e nuvole di sabbia particolari che, se assorbite, potenziano il nostro pugnale. A proposito di pugnale, scopriamo anche che oltre a poter riavvolgere il tempo, può rallentarlo o può congelare nel tempo un nemico colpito da esso. Continuando l'esplorazione, finiamo in un luogo strano. Ma cosa? Ehi là! C'è nessuno? Ho il sospetto di non essere più ad Asada. Acqua! Cosa? Cosa? È strano. Cosa cazzo? E la vita è aumentata. Sul serio, non vi è venuto in mente niente di meglio? Non ha senso! Potete spiegarmi perché nel palazzo ci sono questi luoghi nascosti che portano a un luogo misterioso che porta a un improbabile aumento della barra della vita? Questi posti li ha costruiti il sultano? Appaiono nelle planimetrie? Sono un effetto delle sabbie del tempo? Sono un effetto delle mie pillole? Per tutto il gioco non ci viene data una spiegazione, anzi, il principe è l'unico che vede che può entrare in questi luoghi, rendendo la teoria delle pillole sempre più solida. Io non ho idea delle pillole che ha preso il principe, ma ha detto tra noi, anche le mie a volte hanno questo effetto. Poco più avanti riusciamo ad acciuffare Farah, la figlia del Maharaja a cui abbiamo spaccato il culo. Ci chiede il pugnale per rimediare a questo casino, ma il principe è ancora troppo sconvolto, non si fida di tutte queste persone che vogliono il suo pugnale magico. D'ora in poi si fiderà soltanto di se stesso e di questi scarabei giganti, oh mio Dio! Sono grossi quanto dei cocomeri! E ce ne sono decine in tutto il gioco! Ma non sono nulla in confronto a quello che sta per arrivare. Mi aiuteresti ad attivare il sistema di difesa di Asad? No. Bisogna essere in due per riuscirci. No. Rimetterò no, io i perni no, a posto. No. Uno che se ne occupa di solito ha fatto. No. Sali sulla piattaforma e scendi giù. Poi gira quelle due manovelle per farla risalire. Da bambino ci stetti ore ed ore ed ore ad imprecare contro questo tizio che per giunta era fastidiosissimo. Hai preso il primo perno. Ora prendi gli altri tre. Va bene, dammi un minuto. Funziona così. Una manovella fa ruotare la piattaforma. L'altra la fa salire e abbassare. Ho capito, non c'è bisogno che continui a dirlo. Ricorda, fai attenzione a quei solchi. Signore, potrebbe smetterla di urlare e parlare come una persona normale? Comunque, riusciamo a risolvere questo piccolo puzzle e ad attivare il sistema di difesa. Aspettate. Ma questo è il peggior interruttore della storia?
Sì, in pratica è un interruttore, un meccanismo, un pulsante gigante per attivare il sistema di difesa. Diavolo, se dovessi affrontare una minaccia imminente e dovessi mettere al sicuro la mia casa, i miei tesori e i miei cari, installerei qualcosa di più veloce e meno ingombrante. Questa cosa poi richiede come minimo 2 persone per essere attivata. E come diavolo ha fatto quel tizio a sfuggire alle sabbie del tempo per poi... Oh, come non detto. Si è appena trasformato. Non importa, catturerò anche lui. E ovviamente questo non farà un bel niente ai mostri di sabbia, visto che possono teletrasportarsi. Quello che deve evitare le trappole mortali è solamente il principe. E quante trappole ci sono? Ho capito che è un sistema di difesa, ma qui si sfiora la pazzia! Ed è un pazzo a dirtelo! Vabbè, immagino che se avessi le risorse, anch'io metterei delle lame rotanti in bagno. Ma questo è un altro discorso. No, provate a immaginare la scena di quando dovevano costruire questo palazzo. Signor architetto, è proprio sicuro che dobbiamo piazzare tutte queste trappole? Certo che sì, perché? Para! Vieni via! Padre! Cosa? Perché ci sei rimasto male, principe? A me sembra già un miglioramento rispetto a... Ah! Via! Sciò! Comunque, il figlio affronta il padre, ormai passato al lato oscuro della sabbia. Può essere una lotta dura, ma come per il resto del gioco, basta sapere la giusta combo e i nemici cadono come sacchi di sabbia. Questa è anche la prima lotta dove veniamo... aiutati... da Farah. Avrete sicuramente notato l'arco rosso a destra. Ebbene, quello là è la sua barra della vita. E quando scende a 0 è game over. Pensate che combattere in 2 sia più comodo? No, è l'opposto! Farah infatti non può dare il colpo di grazia agli innumerevoli soldati che incontrerete lungo il cammino. Al massimo dopo un centinaio di frecce può farli cadere a terra, ma poco dopo si rialzano. E come ciliegina sulla torta, le sue frecce possono danneggiarvi. Sì, preparate le chiappe perché sta arrivando Farah, occhio di falco! Perché hai messo via la spada? Ho estratto la spada per la tua freccia nel culo e ora vado a curarmi. Ah, dimenticavo, in questo gioco per ricaricare la vita il principe deve semplicemente bere. Sì, avete capito bene. L'acqua è la cura per tutti i mali. Cura persino le ossa spezzate e i traumi infantili. E quindi abbiamo ucciso il nostro padre. Farah sembra dispiaciuta. Anche lei sa cosa si prova a perdere un padre. E ci credo, gliel'abbiamo spodestato noi! Quello non era di certo mio padre. Già, quello non era di certo tuo padre. Lui era molto peggio. Il principe e Farah uniscono quindi le forze per trovare il visir e la clessidra e mettere a posto questo casino. Uno per uno e tutti per uno! Ti copro io! No, grazie. Il tuo forte è colpirmi. Ok, andando avanti troviamo altri mostri, altre trappole e un'altra fontana misteriosa per aumentare la vita. Per la cronaca, che cosa dice alla fine quella voce? Aria? E se veramente dice aria, che cosa c'entra con l'acqua? O con il contesto? Non so voi, ma a me questo tizio non sembra un dominatore dell'aria. Al massimo può assomigliare all'Avatar in questo momento, ma non vedo proprio alcun dominio durante il gioco. Vabbè, dai. Continuiamo arrivando ai magazzini della fortezza, dove polvere e casse di legno vengono aspramente difese da forbici giganti tagliagambe. E anche peggio. Scampati vivi dal magazzino, arriviamo allo zoo del sultano. Oh mio Dio, questo qui aveva uno zoo! Ha! Non vedo l'ora di vedere che razza di bestie di sabbia ci aspettano lì per sbranarci! Come? Oh, ma vaffanculo, gioco! Proprio così, il sultano aveva uno zoo e le uniche creature mostrate sono uccellacci di sabbia.
In tutto il gioco, gli unici nemici non umani saranno questi uccelli, dei fastidiosi pipistrelli e i già presenti insetti giganti. Tutto il resto sono i soliti nemici umani riciclati e riciclati. Beh, almeno Farah può combattere e sconfiggere questi nemici anche in modo abbastanza efficiente, visto che gli basta mirare e colpirli a distanza con le frecce. E visto che mira in alto, verso il cielo, non c'è modo che possa colpirmi, vero? Vero? Oltre a questo, può infilarsi in stretti e angusti cunicoli per premere pulsanti e altra roba così da poter andare avanti. Oh, questa la dovete proprio vedere. Siamo nelle piscine del palazzo, un luogo dove potersi bagnare e cercare protezione dal terribile calore del deserto. E ovviamente cosa troviamo? Trappole mortali e una spada nuova di zecca con cui procedere. Sì, per andare avanti dobbiamo abbattere un muro. E non serviranno mica più muscoli, no! Tutto quello che serve al principe è una spada nuova, posizionata inverosimilmente in un luogo nascosto e difficile da raggiungere. Superiamo la mensa dei soldati, che è veramente piena di soldati, per poi doverci confrontare con altre trappole e altre leve. Ed è qui dove il sangue e il sudore si mischiano alla sabbia dei mostri, e dove la vita e la morte danzano sui cieli del deserto. Qui! Proprio qui, il principe persiano inventa la t-shirt!